Michele Nicolè, con Nicolè ci siamo conosciuti un anno fa, no? Sì. Poi ci siamo lasciati, abbiamo ripreso la conoscenza poco fa, no? Sì, diciamo che ci siamo scoperti. Ci siamo scoperti. Com'è che ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti a un pranzo, a una cena, no? Sì, una cena di convivio e quindi siamo stati molto... Perché poi abbiamo scoperto che lui ha la moglie che canta nel corretto parrocchiale. E quindi, insomma, abbiamo fatto questa cena dall'altra parte, lì. E ci siamo un po' parlati, scambiati. Siamo un po' scambiati, quindi sì. Abbiamo capito, cercato di capire cosa facciamo. Insomma, sì, no? Ho scoperto i tuoi interessi cosa... E poi ho scoperto i tuoi. Esatto. No? Ho scoperto che il tuo interesse poi principale, insomma, è la pittura, insomma, è l'arte in qualche modo. Diciamo che... Anche scrivere. Sì, diciamo secondo luogo, però... Però prima di tutto la pittura, sì, no? Sì, perché la trovo molto più immediata, molto più spontanea la pittura. Cioè nella pittura io sento proprio una parte di me stesso, quindi arrivo ad avere una proprio un trasporto nel momento in cui dipingo. Quindi, mentre quella allora, scrittura è molto più... E in pratica... È più, devo pensarci un po' di più. La pittura la trovo molto più istintiva per me, molto più diretta. Più immediata. Allora così ti ho chiesto, vai, fammi vedere cosa fai, insomma. Sì, no? Sì, esatto. E lui mi ha portato tre libri suoi, insomma, no? Sì. Che ho qua, che magari poi... fatti in tempi diversi, allora... Dai libri ho capito che lui poi ha anche una storia, insomma, dal punto di vista della pittura. Cioè, non è uno che si inventa, no? No. È uno che ha fatto anche l'Istituto d'Arte, no? Il Selvatico, a Padova, e poi ha fatto l'Accademia delle Belle Arti a Venezia, dove ha frequentato i corsi di Emilio Vedova, no? Sì. E poi ha anche fotografia con Reuter. Certo, con Reuter, sì. E poi, vabbè, insomma, poi ha conosciuto altri personaggi, lo scenografo Giovanni Soccolle, il regista Serafini e poi anche Massimo Cacciari. Sì, Massimo Cacciari insegnava, veniva a fare delle lezioni là all'Accademia. E quindi faceva filosofia nella storia dell'arte, all'interno delle lezioni metteva faceva degli interventi con... Luciano Francalanzi, che era il professore di quel tempo e anche un ottimo saggista di storia dell'arte. E allora, insomma, mi ha portato i suoi libri, diciamo, che fondamentalmente sono un po'... Almeno il primo è un catalogo un po' particolare, no? Sì, il primo è una raccolta. Che è una raccolta dei suoi lavori che avevo visto che è stato pubblicato nel 2003-2004, una cosa 2004. Del 2004. Ed è un catalogo che però ha una particolarità, secondo me. Dopo ti lascio parlare a lungo. No, non è ha una particolarità di essere... Due cose che in genere non si trovano nei cataloghi. Uno è, diciamo, costruito almeno nella prima parte su una storia anche, no? Cioè c'è una storia che lo accompagna. Sì. Uno scritto, insomma, un racconto suo. E l'altro è di essere fondamentalmente un catalogo, come dire, che fa capire la sua preferenza per l'informale, però ci sono anche dei lavori abbastanza figurativi in qualche modo, no? Anche qualche paesaggio, anche un ritratto, un autoritratto e così via. E secondo me la caratteristica che non si trova nei cataloghi è che lui... descrive brevemente i suoi quadri, certo. No, tu li cioè dai una piccola descrizione dei tuoi quadri, dici la tua impressione, insomma, cosa vedi in quel quadro, insomma, e cosa in mano uno dice momento di serenità e quiete che si riflette nella vita che sta per terminare, quindi insomma, dà una chiave di lettura, cosa che in genere insomma gli artisti non fanno, insomma, no, cioè difficilmente commentano i loro quadri, mettono un titolo, la firma e poi basta. E questo è prima, e questo è quello del, insomma, in cui c'è soprattutto il suo periodo
primo, primo no, sì. di lavori, ed è anche quello che a me piace, nel senso, se devo dire quale periodo mi piace di più, anche per la varietà, così è anche questo, insomma, ci sono delle cose molto, molto belle che a me piacciono. Grazie. E poi, insomma, ha fatto altri due libri, anche abbastanza consistenti, insomma, no? Certo. Tanto visto con le grafiche, con la cartiera Favini. Esatto. Favini poi erano, possiamo dire, erano i nostri clienti quando avevamo la galleria a Bassano. Ma hanno delle carte speciali, quindi questa è una carta twist, che è una carta particolare, che ha un effetto, anche il tatto, che è eccezionale, perché sembra quasi seta, quindi è... E quindi, insomma, belli, consistenti, pesanti. Uno è abbastanza recente, l'ultimo, ho visto, è del 2014. Quest'altro invece non 2013-2014. Uno più piccolo, però più particolare, e l'altro più consistente, dove lui, oltre a tante immagini di tutti i quadri, questa volta quasi tutti astratti, informali, sì. no? Molto. Dà anche la sua interpretazione di quello che per lui è l'arte, soprattutto l'arte che lui in questo momento preferisce, insomma, c'è il tipo di espressione che lui preferisce, che è quella di tipo informale, insomma. Certo. Possiamo dirla astratta? Astratta è il termine più astratto e più giusto da dire. Comunque che... E invece il libretto più piccolo è dedicato invece a una cosa particolare, soprattutto, insomma, a una cosa che ho visto fare solo da lui, insomma, no? Cioè a cercare dei collegamenti tra la musica e la pittura, sì. no? E lui dedica un quadro, che poi non è un quadro, ma è un disco, un 33 giri, che usa come supporto, certo. e che riempie di colore, insomma, in qualche modo. E quindi ne fa diventare un'opera. E quest'opera, ogni opera, è dedicata a... musicista. A un musicista. E quindi cerca di riassumere il carattere che lui intuisce di quel musicista, certo. no? Lo spirito di quel lo musicista. Spirito. Leggo Wagner, cosa dice di Wagner? Maestoso, titanico, ombroso, alta increspatura del mare scuro. Si intravede un'importante ombra nel centro. È la sua? Liszt notturno astrale, cielo notturno con nuvole violacee tra scie luminose, volteggia un nastro d'oro che svela il tema regale delle sue partiture. E questa, secondo me, è una delle cose originali di Michele, no? L'altra è quella di parlare delle emozioni che in lui suscitano i colori, certo. no? E quindi di creare delle specie di poesie, insomma, delle poesie sui colori e sui quadri, no? E l'altra cosa di, diciamo, vediamo, ecco, di dare dei colori alla voce di ogni strumento musicale, insomma, certo. degli strumenti musicali che lui si sente di commentare, di descrivere per quello che riguarda il loro timbro e la loro voce musicale, la loro voce, insomma. Prendo, insomma, ogni strumento ha una serie di colori. Certo. Il fagotto, giallo marcio, verde bosco, grigio blu, bistro. Ecco, cercando poi di avere una gamma cromatica molto ampia, insomma, molto più grande di quello che normalmente conosciamo, insomma, come colori. Per esempio, io il bistro, oltre il che bistro se, è una... faccio fatica a immaginarmelo come colore. È un grigio scuro, un grigio blu astro, che si utilizza per fare dei fondi, ed è un ottimo colore per poter fare dare profondità ai quadri, cioè, quindi
magari si usa per esempio quando si vuole dare nel tramonto oppure verso il mare, si usa questo bistro, questo colore che fa come una specie di velo e quindi è una cosa molto, molto particolare. Lo utilizzano anche tanto gli acquerellisti, questo colore. A me il bistro ricorda una poesia di Gozzano, ma insomma è un'altra cosa. Ecco, adesso io ho detto tutto quello che dovevo dire. Adesso dimmi se ho detto delle cavolate in No, tu hai questo. riassunto, diciamo, in breve una storia molto mia, non si può riassumere, diciamo così. Sono stati dei periodi della mia vita, quindi il periodo della scuola, quindi il periodo dello studente, quindi c'è stata una ricerca. Inizialmente su quello che riguarda la forma e le sezioni geometriche, partiti proprio all'inizio proprio col figurativo, perché il figurativo negli anni 70-80 figurativo, però sperimentavo anche altre cose, per esempio il puntinato, cioè nel senso ho fatto dei quadri puntinati con le mani. Quindi con le dita cominciavo a tingevo i suoi colori, ta 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 ta, e quindi e davo questo puntinato. E poi anche ho cercato delle sperimentazioni con le luci, con le gamme di luci e le tonalità. Dopo negli anni Ottanta sono arrivato a crearmi un mondo mio e diciamo questo mondo non era più un mondo diciamo reale, ma un mondo allegorico, un mondo astratto e questo lo rappresenta per esempio la città di Deora, una città immaginaria dove tutto è piatto, cioè non esistono i colori. Cioè le sfumature, ma sono tutte tonalità dello stesso colore che compongono alcuni quadri. Magari se lo sfogli lo vedi lì. È stato dall'80 all'82 e ho anche venduto diversi quadri di questi perché li abbiamo messi in televisione e in televisione avevano avuto un buon successo, solo che a un certo punto il mercante che mi ha chiesto di fare questi quadri mi ha commissionato 400 quadri a 10.000 lire, perché andavano in lire a quel A tempo, 10.000 lire all'uno. all'uno, sì, 400 quadri, io non un quadro, lo facevo in 6 giorni, 7 giorni, però 5 giorni, 3 giorni, dipende. Non ce la facevo a fare, a meno che non dovessi stampare, cioè, oppure dovevo fare qualcosa, inventarmi qualcosa. Ma poi ero anche abbastanza orgoglioso di dire che non dovevo svilire, diciamo, la mia arte facendo i quadri a manetta, così come si può dire, oppure in serie. Anche perché l'ispirazione non è che si può chiamare ispirazione, ma se non altro farli un po' diversi che abbiano un. E però a quel punto lui ha detto: ma o mi fai così oppure Oppure non ti non prendo ti nella mia prendo, scuderia. esatto, non ti prendo la mia scuderia. Secondo me forse, cioè adesso un noto gallerista, ma anche un noto un organizzatore di fiere d'arte, mi ha detto: guarda che hai sbagliato completamente, dovevi metterti là a fare perché tanti hanno iniziato così. Schifano, ma anche altri facevano quadri veramente in serie. E quindi a quel tempo l'arte era veramente molto recepita, anche il In che quadro anni era questo? anni 80, 81, 82, 83, che sono stati quegli anni, diciamo, che si poteva fare qualcosa. Poi io so orgoglioso, giovane, mi sentivo svilita la mia arte, quindi a quel punto non ho accettato di fare questa cosa e sono andato avanti con la mia pittura, con la mia ricerca, e
Poi dopo... Quindi poi non ti sei più appoggiato a un gallerista, per esempio? No, non mi sono, poi ho fatto tante iniziative, mostre, sono andato a Parigi. Ma tu hai fatto l'imprenditore di te stesso? L'imprenditore di te stesso, quasi tutti gli artisti fanno l'imprenditore di se stessi, cioè nel senso che difficilmente l'artista, a meno che... Che il gallerista era, a quel tempo era anche forte, cioè nel senso che c'erano dei galleristi molto capaci, molto preparati, prima che venisse un po' la crisi, però c'era anche tanta richiesta di arte e c'era anche tanto fermento. E quindi i mezzi di comunicazione che potevano darti la possibilità di far vedere le tue opere erano le gallerie, se riuscivi a entrare nelle gallerie, oppure le fiere. Fiere e la televisione, perché io sono entrato nella televisione nel 1982, all'inizio, quando la televisione veramente era al massimo dell'efficacia, cioè quindi la televisione agli inizi proprio... La televisione commerciale? La televisione commerciale, la cosiddetta televendite, le cosiddette imbonitori o come si può dire... Che vendevano tappeti? Sì, vendevano tappeti, vendevano quadri, vendevano... Mm. Vendevano opere di antiquariato, vendevano un po' tutto, insomma, cioè, quindi c'era veramente un grande fermento nelle televisioni private, non c'erano migliaia di canali, c'erano 60, 50, 40, sì, molti pochi, quindi c'era l'analogico e quindi l'analogico, cioè, non è che ci fosse, e la gente la guardava molto la televisione, ma tutti, adesso tante generazioni la televisione non la guardano più, cioè da i giovanissimi non la guardano più la televisione, i giovani meno che meno, forse ci sono altre persone che hanno una certa età che guardano ancora la televisione classica, televisione a parte la tua esperienza diretta di quel gallerista in particolare, che idea ti sei fatto delle gallerie in genere per quello che riguarda il loro ruolo nell'arte e del mercato dell'arte, insomma, dell'arte come mercato? Cioè, no, le gallerie erano veramente promotrici in quei tempi di artisti, avevano anche secondo me anche una parte di idealismo, di mecenatismo, portavano proprio, se ci credevano in un artista, veramente lo portavano avanti. Adesso è molto diverso, insomma, c'è cambiato proprio completamente il mondo in pochi anni, però... Anche perché la gran parte delle gallerie ha chiuso, insomma. Ha chiuso perché io ho conosciuto anche alcuni galleristi, uno addirittura si è suicidato e ha avuto... perché non ce la faceva più. Io non voglio dire il nome, ma insomma un noto gallerista di Padova ha fatto questo gesto estremo, che è stata veramente una cosa terribile, ma comunque la realtà è questa, perché poi le gallerie costano tanto, perché hai una struttura, hai e poi c'era anche la galleria, era come un salotto, tu entrava in galleria andava un salotto, era qualcosa di era bello, anche le signore, i signori si mettevano i gioielli più belli, cioè, per andare a vedersi i quadri, c'era un modo anche di far vedere i quadri, ma far vedere anche le persone che andavano a vedere le opere, cioè, quindi era una cosa molto piacevole, c'era molto, è molto, molto chic, molto, molto bello, anche perché il gallerista, quando faceva le esposizioni, le faceva molto mirate a tema, dopo certo c'erano anche i galleristi che mettevano 20 artisti diversi, faceva un'operazione di semplice... come operazione commerciale di guadagnare, insomma, certo, più artisti ci sono, più soldi, cioè, quindi i cosiddetti affitta. C'erano due tipi di gallerie, no? Sì, esatto. C'erano quelli che affittavano lo spazio, esatto. E poi gli artisti si arrangiavano, insomma, allora, quelli vivevano dell'affitto
E poi e non ti facevano quasi niente, né un Sì, catalogo, magari no. facevano soltanto una. E quindi insomma, ti tenevano 15 giorni, poi ti lasciavano e ti lasciavano al tuo Bravo. destino, insomma, ti avevano dato lo spazio. Poi sono i galleristi veri, no? E probabilmente quello che ti aveva offerto qualcosa era un gallerista vero, che invece decidevano, cioè credevano su un artista, no? Credevano, sì. E credere su un artista per un gallerista vuol dire poi lavorarci molto, lavorarci per anni. Investire. No, investire vuol dire non farti pagare la mostra, ma magari farti un bel catalogo, e vuol dire poi sfruttare tutte le sue conoscenze, tutti i suoi Sì. rapporti, gli altri gallerie, e farti crescere, insomma, Certo. no? E una volta, però, per fare questo, il gallerista, io credo di capire perché ti aveva chiesto 400 quadri, ti avrebbe Sì. dato poco di quadri, perché aveva bisogno di un patrimonio, no? Per partire. Per partire, allora lui era motivato a lavorare sui tuoi quadri se poteva avere un bel margine di guadagno per te, Certo. però e tu avevi un altro, ma cioè, tu avresti avuto un altro vantaggio, che era quello che il prezzo dei tuoi quadri, non so, dai 100.000 lire Sì. a cui potrebbe averli venduti allora, lui te li avrebbe portati magari a 1.000, a 1 milione, a 2 milioni, insomma, no? Quindi a seconda della sua capacità, ma un gallerista bravo è anche capace di vedere Certo. l'artista che ha le qualità e quindi di credersi e quindi di lavorarci sopra, di mettere sotto i suoi collezionisti, gli altri mercanti d'arte, di farti entrare in un circolo di gallerie più largo, quindi di farti fare un salto di qualità. Insomma, Certo. per questo anche secondo me è sbagliato forse Sì, no, ma a non, difatti, ad essere orgoglioso in quel momento, sì, no? ma no, ma difatti io pensavo che disminuirmi, capito? Cioè, di prostituirmi come una macchina, però non avevo capito che era un'azione commerciale che dovevo fare per farmi conoscere. Cioè, e quindi questa azione commerciale l'ho capita più avanti, però l'ho caputa molto più avanti, perché l'idea dell'arte, cioè dell'arte unica, dell'arte così, cioè, non funziona dal punto di vista commerciale. Cioè, no, il gallerista investe se ha, come hai detto tu, se ha materia per investire. Cioè, quindi, se a quel punto aveva materia, poteva anche fare queste operazioni che appena mi hai Se no, fatto. non, Sì. o lui fa suo un certo numero di quadri, di opere tue, insomma, e Certo. su quelle poi sono sue e ci lavora, ma finché lavora per lui, per dar valore a quelle opere, lavora per te. E poi il lavoro dipende poi dal rapporto che stabilisci con quel gallerista, poi insomma, una volta che tu sei cresciuto, ti gestisci questa tua crescita come vuoi, insomma. Sì, ma difatti tanti sono partiti così, cioè, nel senso che proprio è stato l'inizio, è stato questo. Ma poi la vita è un po' così, poi ho iniziato un lavoro per conto mio, quindi nell'ambito della comunicazione, della pubblicità, che era sempre una cosa che mi piaceva, però non ero chiaramente libero di esprimere quella che è la mia passione maggiore, che era quella della pittura, però mi ha dato lo stesso da vivere anche la possibilità di poter anche poi anche crescere su altri discorsi, su altri, permettere anche di scrivere, di pubblicare anche qualche libro, quindi questo sicuramente mi ha dato una grande soddisfazione dal punto di vista personale. L'idea di questi libri come ti è venuta? Ma i libri in realtà sono tre, però sono quattro, cioè nel senso che ce n'è un altro che non ho portato, però che è un romanzo. L'idea dei libri era quella di raccogliere un po' quello che il mio pensiero, perché secondo me molte persone non capiscono certe cose, ma o non capiscono, oppure non si addentrano nel mondo dell'arte perché magari non vengono facilitati magari da qualche spiegazione. Io nelle mie brevi, come hai detto prima, ho dato
delle mie interpretazioni, che poi chiaramente possono essere anche un po' diverse, insomma, da quelle che possono essere di ciascuno ha le sue personali, però l'impressione che dà quel quadro a me, io l'ho espressa lì. Poi il quadro parla, trasmette e filtra, no? E quindi questo filtro umano ti dà una sensazione che è diversa dalla mia. Però ho incanalato almeno un'idea che dopo può essere anche simile anche a quella che possono avere gli altri. Cioè, in sintesi, io faccio astratto, faccio qualcosa che la gente di solito non capisce, esatto. No? Per cui c'è un rifiuto, no? Sì. Allora, per entrare in questo mondo così c'è bisogno di una chiave, insomma. C'è bisogno di e io cerco di dargli anche questa chiave, insomma, in modo... Sì. Per facilitare, alcuni dicono mai sbagli perché dici delle cose che magari a me, per esempio, mi dà un'altra sensazione, ma l'idea di sbagliare credo di no, perché cioè, io credo che sia necessario anche aiutare le persone a entrare in certe opere. Non sempre si riesce a capire perché l'artista ha fatto questa cosa, o perlomeno dare qualche input per penetrare un attimo all'interno del quadro stesso. Fammi capire, tu all'inizio della tua... hai fatto l'accademia, no? Sì. Quindi all'inizio tu volevi porti soltanto come artista, insomma, cioè quella era la cosa principale a cui avresti voluto puntare, cioè il tuo sogno, diciamo, di futuro nella vita è quella di essere artista, oppure no? Ecco, questa è una domanda molto pertinente, perché credo il fatto di esprimersi attraverso, per me, la pittura, la scrittura, eccetera, oppure sia un fatto, diciamo, che ognuno di noi abbia bisogno di esprimere i propri talenti, le proprie cose. E quindi io non l'ho fatto per l'ambizione, ma l'ho fatto anche perché certe volte ti trovi in delle condizioni della tua vita che non hai modo di esprimerti. E l'unico modo che avevo da ragazzino di esprimermi era quello della pittura. La nostra famiglia era una famiglia patriarcale, molto di quelle che... cioè, tu sei piccolo, stai zitto, non devi parlare, stai in regola. Cioè, i sentimenti non erano molto... non si esprimevano così in modo molto... molto chiaro. Per esempio, non esisteva il bacio, l'affetto del padre rispetto al figlio o ai figli era molto nascosto, quindi non c'era quei sentimenti, c'era proprio la famiglia, proprio noi eravamo in due famiglie insieme, quindi eravamo in 11, cioè due mio padre, mio zio, cioè i sentimenti erano molto nascosti, quindi la difficoltà di esprimere questi miei sentimenti, la mia voglia di amare, le mie espressioni, i miei desideri, eccetera, venivano soppressi da questa situazione. Quindi la pittura era un modo per poter anche quella aiutarmi a esprimere me stesso, in modo anche per scaricare la mia tensione verso questa situazione abbastanza statica, opprimente. Quello che volevo capire era... E quindi mi ha un po' segnato questa infanzia. L'infanzia mi ha segnato perché la pittura era l'unico sistema per poter uscire da quello che era, da quello che ero io, cioè, insomma, se non altro che avessi una parola, un capitolo, per dire qualcosa, un modo per esprimermi. Però era, se tu, diciamo, hai puntato all'inizio a fare
il pittore tout court, cioè fare quello nella tua vita, cioè essere il pittore che vive di pittura, queste cose qua, oppure hai sempre pensato come una modalità di esprimerti, ma in qualche modo so, quello che poi avrebbe dato un carattere alla tua vita era invece fare un'altra cosa, insomma, un lavoro diverso, cioè quindi tenerla come hobby, come attività di ripiego, oppure come attività importante per questo aspetto, ma non quella che ti dà il pane quotidiano, oppure se all'inizio avevi pensata proprio come... No, pensare di avere il pane quotidiano con l'arte, con la pittura, per me era difficile pensarlo a quel tempo, anche perché venivo da una famiglia, come dicevo prima, molto razionale, all'interno di tutte personalità che erano indirizzate verso materie tecniche, scientifiche, materie pratiche, tecnologiche, quindi materie che tutti i miei fratelli hanno fatto tutto diverso da me, quindi io sono stato l'unico che sono uscito, diciamo, da uno schema diverso, è già stato rompere questo schema, è già stata una conquista. Il fatto di pensare di vivere soltanto con l'arte, diciamo, non l'ho mai pensato, perché se l'avessi pensato subito avrei accettato anche quell'offerta delle galleriste, l'avrei accettata perché anche poco ma qualcosa guadagnavo. Quindi, cioè, per me l'arte non è che la mia arte non la ritengo come un hobby, ma la ritengo come un modo per fare ricerca, perché per quanto ho sviluppato, anche poi pubblicato un po', c'è una grande ricerca, secondo me, soprattutto nell'ambito del colore, soprattutto nell'ambito delle forme e anche nella ricerca collegando, diciamo, le forme e le pittura, il colore che emozione a forme poetiche. Allora, tu adesso sei sposato, un figlio grande, sì. No? Hai uno studio di... Hai uno studio di pubblicità, comunicazione. Di comunicazione, di pubblicità. L'equilibrio che hai trovato adesso tra questo tuo fare pittura, insomma, tra questo tuo fare arte, diciamo, in modo, e il tuo lavoro, così, insomma, è un equilibrio che ti soddisfa, sei contento, insomma, hai raggiunto la tua pace, oppure c'è qualcosa che rimpiangi, per esempio, di non aver fatto? No, diciamo che sono arrivato a un punto che sono abbastanza soddisfatto per quanto riguarda la mia persona, perché soprattutto sono riuscito a finire quel libro lì, l'ultimo, che è Pensarte, la danza della mente, che quello, diciamo, chiude abbastanza un insieme di miei pensieri che riguardano non solo l'arte, ma anche i pensieri miei personali su quello che riguarda il mondo, sulla natura, su quello che è visibile, quello che non è visibile, su quello che posso immaginare. Quindi quello ha racchiuso un po' la mia essenza, e quindi anche se un domani, cioè, voglio dire, credo di aver lasciato qualcosa, anche se dovesse succedere qualcosa, ma per me quello è un punto d'arrivo. Però adesso il fatto stesso che sia qui con te a parlare di queste cose, e la possibilità anche di divulgare attraverso il tuo canale su YouTube nei miei pensieri attraverso queste interviste, certo mi motiva in più, mi fa crescere, mi dà certamente sicuramente una visibilità che aiuta alla mia. Tanto per dare un'idea, insomma, no, il contenuto di questo libro che hai citato adesso, no? Cioè, grosso modo, il catalogo è fatto da i temi, insomma, no? Sì. Sono percezioni, quindi percezione del passato, del presente, del futuro, percezione e comunicazione con il divino,
percezione del nulla, poi comunicazioni, percezione e messaggi extrasensoriali, percezione e comunicazione con l'universo, relazione tra pensieri, cioè temi molto grossi, no? Sì. Percezione tra pensieri, il pensiero biologico, bioenergetico, il pensiero invisibile, la contaminazione del pensiero, beh, poi salto, percezione e trasmissione con altri esseri viventi, quindi percezione delle piante, degli animali, del tattile, dei sensi, no? Tatto, gusto, olfatto, la musica del corpo, percezione del limite, l'acqua, percezione e trasformazione, il pensiero che trasforma gli oggetti, l'immaginario, mistero e magia, il pensiero modifica il tempo, e poi la percezione nell'arte alla fine, no? Certo. Percezione di un'opera, il gioco, l'interpretazione del casuale, il sogno, il simbolo, percezione estetica, il movimento, il colore primitivo, dal colore primitivo al non colore, il colore negato, la luce, luce e ombra, l'ombra della luce. Insomma, temi poi anche molto, molto grossi, in parte anche molto filosofici, no? Sì. Ecco, una cosa che io ho notato è che invece, quando tu scrivi queste cose, sei molto soggettivo e poco oggettivo. Cioè, per esempio, tratti di temi filosofici, ma ne parli con un, come dire, come se tutto quello che è stato scritto di filosofia su quel tema lì non esistesse. Per esempio, non fai citazioni, no? No, non faccio citazioni. Tu parli, invece che metterla in maniera oggettiva, cioè dici, ma questo ci usi spesso, no? Come dire, il rapporto con il personale, no? Questo ci fa vedere questa cosa, non questo fa vedere questa cosa, no? Ma ci dimostra come noi sentiamo questa cosa e così via, no? Usi questo atteggiamento, questo modo di dire, no? Quindi, insomma, come dire, esprimi un mondo tuo al di là, quasi a prescindere da tutto quello che è stato detto prima, insomma, cioè, oppure da tutto quello che i filosofi o che di chi si è occupato di queste materie ha detto prima. Insomma, segui un tuo filone, un tuo discorso molto personale. Sì, diciamo che non è che voglio essere, cioè, forse presuntuoso, ma non credo di... Credo di aver fatto, di aver scritto qualcosa che era forse sedimentato in me, attraverso le mie conoscenze, attraverso quello che secondo me, secondo quello che percepisco, perché la percezione io credo che sia una cosa che uno, che ogni essere umano ha, e non è che quello che ho, che conosco, eccetera, sono temi che non ho fatto trattati filosofici, non ho la capacità forse per poterlo fare, quindi non è neanche la mia missione di fare trattati né fare saggi filosofici, ho solo espresso i miei pensieri, semplicemente pensieri che possono essere anche filosofici, ma sono miei. Forse mi ripeto, ma nel mondo ci sono tante situazioni che tanti sosie, tante cose che uno dice, ma sono stato il primo a scrivere, io non credo di essere il primo che scrive queste cose. Ci sono tantissime altre persone, studiosi, che hanno fatto delle ricerche molto più approfondite delle mie, ma mie sono anche, sono cose che possono essere vere o non vere, possono essere anche intuizioni, può essere anche una cosa che è venuta attraverso un ragionamento. Certamente c'è una logicità in quello che ho scritto, soprattutto in queste cose, una logicità che può essere anche illogica, cioè nel senso che la logicità cinica di scrivere certe cose e senza badare a quello che magari è come uno che costruisce
una casa e disse: ma stavolta la casa la voglio costruire in modo diverso, ma la voglio costruire con i mattoni fatti per così, non li voglio mettere in classico modo, in classico mattoni in modo che non voglio fare così. Può essere. Ah, mi viene in mente un po' il gesto di vedova, no? Quello dell'angoscia di fronte al foglio bianco, e che lui ci faceva con la scopa un segno, con qualcosa in modo tale che non ci fosse. Cioè, è come se, come dire, è come non lasciarsi prendere da tutto quello che è stato scritto prima, insomma, no? Tu senti di dire determinate cose e le dici al di là di tutto quello che hanno, esatto, detto gli altri, insomma, esatto, questo, no? Questo è quello che voglio dire. Cioè, non mi faccio. Qualcuno dice: ma tu hai scritto, non hai scritto, ma non è vero, non è vero, sono cose inventate. Cioè, io ho scritto quello che secondo me era logico scrivere, e ho percepito questo e l'ho scritto. E ho fatto un ragionamento che hanno fatto dei ragionamenti che hanno la loro logicità. Dopo, che siano scientificamente poi provati, oppure che ci siano delle possibilità di dire quello che ha scritto Nicolè poi è vero, oppure, ma questo non sono io che lo devo dire, dirà qualcun altro. Il tuo ricordo di vedova? Beh, il mio ricordo di vedova era strano, perché lui era... O cosa hai anche avuto da lui? Ma da lui... Che eredità hai avuto? Ma da lui ho avuto la passione. Cioè, lui era un passionale, cioè un grande affabulatore, personaggio alto 2 metri, quindi una barba lunga, queste mani, cioè lui alzava le mani, era come fosse un pipistrello, cioè. E poi era un uomo autoritario, cioè nel senso che non esistevano altre soluzioni che non le sue, quindi tutti quelli che lavoravano con loro dovevano seguire il suo modo di lavorare, o perlomeno dovevano essere talmente forti da far capire che loro avevano la possibilità di fare un'altra strada. Però quelli che sono stati sotto allievi di vedova hanno fatto cose di vedova. Quindi ho visto scenate di situazioni imbarazzanti che un'allieva aveva fatto per 4-5 mesi un'opera con delle fotografie piccoline che le aveva messe tante, una attaccata all'altra, aveva fatto un pannello grandissimo. Lui è andato lì, dopo 6 mesi di lavoro, ha preso una pennellessa, l'ha intinta dentro bianco e ha cominciato: questa è arte, e ha cancellato completamente tutto quella, la ragazza in lacrime si stava stracciando, eccetera. Lei ha lavorato per 6 mesi facendo delle miniature di fotografie, e lui l'ha azzerata. A quel punto lei o si adattava al suo modo di essere oppure doveva cambiare corso. Cioè, lui era così. Mentre c'erano degli artisti, cioè altri allievi, che c'era uno che lavorava sul surrealismo in maniera molto quasi manieristica, adesso non mi viene in mente il nome, ma pittore con Dalì, esatto. E quello lo rispettava, non ha distrutto nessuna opera, mentre altri proprio che magari volevano uscire da quello che lui aveva in mente, anche perché poi dopo aveva dei rapporti conflittuali anche con la musica, cioè lui non voleva avere musica finché dipingeva, cioè c'erano cose molto particolari, la moglie sempre vicino che l'assisteva, cioè cose... È molto, cioè lui era il classico personaggio da, cioè che sì, diciamo proprio personaggio, perché poi emergeva anche nelle assemblee. Per esempio, c'era un'assemblea di Giulio Carlo Argan, che è il famoso
che è stato anche sindaco, critico d'arte, ah. Che ha scritto dei libri. Gagni, esatto, conoscono tutti, e lui veniva fuori e controbatteva, si demenava, si incazzava, cioè, no, un personaggio molto. La moglie aveva un grosso ruolo, vero? Sì, era calmante. Era come lo riusciva in qualche ma modo. Ma anche poi nel mercato di vedova credo che abbia avuto un grosso ruolo. Certo, lei aveva in mano tutta una parte commerciale, poi alla fine lui era, viveva proprio solo l'arte, viveva l'arte, proprio chiaro che lui aveva questi guizzi, diciamo, queste schegge che partivano che di esplosioni energetiche che sì, poi si manifestavano anche nelle sue opere gestuali. Sono stato a vedere la tomba di Vedova l'anno scorso. Ah, sì? Sì, l'ho anche fotografata, però proprio assolutamente squallida, cioè nel senso che nera, no? Di marmo nero, ma senza un fiore, senza niente, proprio deserta. Strano per un personaggio così. Sì, no? Sì, cimitero di Venezia. I cimiteri sono sempre abbastanza, sì, dico squallidi, ma abbastanza. Però vedendo quello che poi la Fondazione Vedova Compiano ha creato lì ai magazzini del sale, che ha alcune strutture che diciamo, vanno su e giù e ha un effetto anche, sì, dal punto di vista ha dato molto all'arte italiana Vedova, sì, sicuramente. Certo. Questo si capiva, ai tuoi tempi, insomma, quando tu hai fatto l'Accademia così, si capiva la grandezza di Vedova? Sì, si capiva, sì, era già quel tempo, era già, perché lui aveva già avuto dei grandi riconoscimenti a Berlino, dopo il tempo della guerra, dopo guerra, è rimasto lì parecchio tempo a studiare, cioè, quindi si capiva che cioè, c'erano già negli anni 70, che sono fatto io, 75-76, Vedova era già, entrare dentro nel laboratorio di Vedova era già una conquista per l'allievo. Ok, vuoi che ci fermiamo qua? Sì, sì.